ispirato qualcosa? No, non mi ha ispirato assolutamente niente, perché da lì... No, assolutamente niente, perché è chiaro che io sono, per quel che riguarda il lavoro che faccio, io sono un attore che lavora molto di espressioni facciali, di mimica, ne cambio 100 in un minuto. Là non la vedi mai la faccia di Dadì, la faccia di Dadì non la vedi mai, vedi un signore con un cappello, che anzi si copre pure una parte del volto, ha un ombrello, un trench, però è fisico il tutto è fisico, ecco che ho detto Brownery, è tutto molto corporeo, ma non c'è niente di... Non credo che sia anche lui un pochino senza anima, tant'è che è stato poi da più di un critico... definito una specie di marziano che entra in un pianeta di follia, ecco. Non mi è spiegato nulla. No, perché lui è tutto mimo, è tutto corpo, è tutta... Però certamente ha dei tempi molto, molto interessanti di uno che l'impaccio lo sa trattare molto bene, lo sa assolutamente rappresentare nel migliore dei modi. La scena sicuramente più divertente è la scena del ristorante, forse un pochino troppo lunga oggi a rivederla, dura un po' troppo, però è divertente, là qualche risata scappa perché ci sono delle sedie che hanno un design particolare, che fra l'altro è un design fantastico perché ancora oggi, cioè anche l'albergo dove mi ha mandato te non è molto lontano, non prima della vita, cioè, far ridere, tra l'altro c'è gli specchi, c'è vedi, sembra veramente di go, ti sento da vista, sì, sembra un albergo suo. L'ha fatto apposta, No, ma c'è una bella suite, sto benissimo, solo che davanti al letto c'è una vasca, senza i vini, senza niente, quelle cose così, capito? Che a Tati sarebbero molto piaciute. Quindi, ti stavo dicendo? Questo filo anch'io. Sì, perché poi le sedie del ristorante dietro, le spalliere, hanno una forma metallica fatta in un certo modo che chiunque ci si appoggia, quindi sta scomodissimo, dopo un quarto d'ora gli rimane il segno della cosa, quindi vanno tutti a ballare e c'è tutto questo segno, questa cosa. Quella è un'osservazione molto molto azzeccata, molto divertente, quindi no, non mancano i momenti in cui ci si diverte, però certamente è un'opera che va vista oltre il divertimento, va apprezzata oggi più che mai proprio per un uomo che ha anticipato in maniera fantastica un mondo, un periodo. All'inizio del film addirittura passano due suore che con un po' cappellone, mi è venuto in mente anche un attimo Fellini, ma un momento. Non so se queste cose sono volute o non volute, francamente, però certamente penso di sì. Gli altri non lo so, però d'altro canto ha uno stile tutto suo, non credo che sia stato un artista che abbia avuto bisogno di guardare, di fare omaggio ad altri, talmente personale, talmente singolare che... Comunque non... Talmente originale da non avere neanche avuto molti, come dire, discepoli o epigoni, nel senso che era difficile. No, ce l'abbiamo, però abbiamo un cafone, un volgarissimo Mr. Bean. Mr. Bean è Jacques Tati volgare, ecco, è quello, è soltanto è da curva sud. Jacques Tati da curva sud. Io non lo amo molto Mr. Bean, anzi mi fa un po' un'impressione. No, la grande qualità di Tati è la grande eleganza. Eleganza come uomo, eleganza nel movimento, la discrezione sempre di come quando lui si pone con gli altri, no, ha una statura diversa, no, con Mr. Bean siamo nella società di oggi, quindi sbraga, far leader uguale, però insomma preferisco ecco la vecchia classe del vecchio Dadì, sicuramente. Io credo che una materia come la storia del cinema si dovrebbe in qualche modo mettere, certo. In questo periodo è meglio non parlarne perché con i tagli che fanno, insomma, sarà un'utopia veramente enorme. Però
Beh, visto l'influenza che il cinema ha avuto e ha su. Ma è un'arte a pieno titolo, un'arte a pieno titolo, quando parliamo di questi film, quando parliamo di migliaia di altri film, beh, insomma, il cinema ha dato tantissimo, quindi dispiace che oggi non ci sia più anche una guida in qualche modo culturale che ti possa indicare un percorso di culturale per arrivare a capire poi bisogna essere educati come per qualsiasi per la composizione di qualsiasi forma di espressione bisogna avere un'educazione per capire la storia dell'arte bisogna che qualcuno ti spieghi e purtroppo dal punto di vista culturale siamo messi un po' male da qualche poca eccezione però insomma. Vabbè, intanto qua vedo che sono tanti sì. E sono desiderosi, quindi loro sapranno fare poi propaganda e veramente.